Piepoli. Ci siamo colleghi, abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 351, votanti 272, astenuti 79, maggioranza 137, favorevoli 44, contrari 228, la Camera respinge. Margaretta, se il parere è positivo. Iannuzzi, Cristian, c'è una proposta di riformulazione. Prego, nel Iannuzzi. Presidente, perdoni, vorrei chiedere al Governo se fosse possibile, siccome ha proposto una riformulazione, nel secondo impegno lo eliminerebbe completamente, però il secondo impegno fa un riferimento all'articolo 36 della Costituzione. Volevo capire se il Governo era contrario all'articolo 36, si poteva lasciare magari riferimento all'articolo 36 e togliere il resto dell'impegno, se è d'accordo il Governo nella riformulazione, altrimenti lo metterei a voti. Onorevole Iannuzzi, ovviamente le riformulazioni le può fare il Governo, non le possono fare i presentatori, quindi non so se il Governo mi mantiene la proposta di riformulazione originaria. No, cioè confermiamo la Bene, quindi proposta di onorevole Iannuzzi, lei riformulazione. accetta la riformulazione oppure lo vuole mettere ai voti? Il Presidente, non ho capito la risposta del Governo. Governo ha detto che mantiene la riformulazione originaria, quindi. Quindi è contrario Esatto. all'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, quindi lo Onorevole metto ai voti. Iannuzzi, lei mi deve dire se Grazie, accetta o no la. lo metto ai voti, grazie. Prego? Lo metto ai voti. Bene, lo mettiamo ai voti col parere contrario del governo, numero 15 di Iannuzzi, la votazione è aperta. Ci siamo? Centemero. Giorgio Piccolo. Tartaglione. Tancredi. Magorno. La votazione è chiusa. Presenti 368, votanti 365, astenuti 3, maggioranza 183, favorevoli 90, contrari 275, la Camera respinge. Pannarale, numero 16, è una proposta di raccomandazione. Va bene. Giancarlo Giordano si è